presentazione dell'aperitivo, che non è più la grande abbuffata che diceva Alessandro, è qualcosa di diverso, ma forse non è neanche il tagliere di salumi, che sarebbe troppo semplice per un ristoratore, un bar offrire. Ecco, vediamo che esperienza ha Laura al riguardo. Buonasera a tutti, io appunto sono responsabile del questo locale a Milano, che si chiama Stefano Cioffè, e insomma faccio questo mestiere diversi anni. Avevo pensato negli ultimi periodi di introdurre questa nuova formula di aperitivo italiano, che si chiama appunto per cena. Noi abbiamo pensato di unire appunto la tradizione, no? Di andare un po' però in contrasto a questo happy hour che ormai è un po' stancato, tanto che tante volte i nostri clienti o anche le nuove persone che conosciamo, sentendo parlare di pericena, insomma, sono un po' incuriositi perché non è ancora un termine che ha una collocazione, no? Quindi appunto spieghiamo cosa significa per noi, perché molte persone sono anche un po' stanche di questo happy hour, di questo appunto queste grandi buffate, di questi spazi in cui bisogna fare delle file, in cui magari l'igiene non è il massimo perché appunto molte persone usano anche le mani per carità, per quindi approvvigionarsi. È anche un modo per appunto rilassarsi in maniera diversa e godersi l'aperitivo in compagnia degli amici. E quindi secondo noi potrebbe essere una nuova formula che noi abbiamo constatato che funziona, le persone si avvicinano in maniera positiva, certo incuriosite, però troviamo sempre alla fine le persone soddisfatte perché vengono servite al tavolo, quindi c'è il contatto diretto, non c'è più una fila che tu devi attraversare, insomma uno scontrino in mano e una... Scusa. Che differenza c'è tra andare al ristorante e andare a fare la pericena? Perché a me sfugge un pochino. Sì, è una giusta osservazione. Beh, noi siamo anche un ristorante, per cui per noi è anche un modo, è una situazione singolare, per noi è anche un modo di far conoscere i nostri piatti, no? Perché noi ogni giorno offriamo alla carta quello che si fa di solito in tutti i ristoranti. E siccome siamo in una zona in cui ci sono diverse attività. Realtà, no? Attività, per noi è stato un modo, a parte che noi essendo un lounge caffè copriamo tutta la giornata, quindi dalla colazione al pranzo, all'aperitivo, al dopo cena, quindi abbiamo questa fascia molto diluita. Per noi è stato un modo per far conoscere anche la nostra cucina, perché noi comunque proponiamo anche l'aperitivo classico, che può essere quello della nocciolina, della patatina, del tagliere di salumi, però senza andare a eccedere, perché molte persone sono ancora legate a questa realtà, no? Però abbiamo trovato questa formula nuova che secondo noi è anche utile per conoscere i nostri prodotti, prima di tutto, secondo appunto, come dicevo prima, è diverso perché noi iniziamo con un tagliere di prodotti italiani, prodotti tipici italiani, poi seguiamo quindi un bis di primi, un bis di secondi e un caffè alla fine. La particolarità sta nel servizio al tavolo, in un riscontro diretto con il cliente, quindi c'è una spiegazione perché il nostro chef esce in sala, spiega i piatti direttamente al cliente, quindi a volte succede che magari alcune persone non gradiscono il risotto a radicchio piuttosto che... E quindi cerchiamo anche di accontentare al momento quella richiesta, quindi è un po' un coccolare un po' di più il cliente rispetto a un aperitivo. Ecco, ma diceva Lamparelli che il prezzo medio di un aperitivo è intorno ai 6 euro. Sì, la pericena a che livello si... Voi a quanto la mettete? Noi siamo a 19 euro. 19 euro, compreso anche il drink alla carta, quindi il vino, il cocktail alla carta internazionale, quello e il caffè finale che comprende questa offerta. Cioè, quindi la pericena può essere una strada per rivalutare il momento di consumo e offrire, come dire, anche la capacità e la competenza del ristoratore. Sì, è anche un motivo appunto per far conoscere
ma è anche soprattutto la coccola che diamo al cliente, perché poi il cliente quando si alza è soddisfatto, perché si sente a casa sua, si sente coccolato, si sente insomma, non sei un numero, non sei uno scontrino che parla, ma sei una persona che poi sei anche tutta la serata in tranquillità, senza fare file, senza doversi sgomitare tra il cliente e l'altro, insomma. Senza mettere le mani nella maionese. Senza mettere la mani nella maionese. Grazie. Ecco, a questo punto vorrei sentire anche Moreno Cedroni che cosa ha da raccontarci, visto che la sua esperienza dal clandestino ad Annicò, che è un chiosco, no? un chiosco dove si fa anche street food sostanzialmente, è abbastanza interessante, perché qui siamo a livello superiore dell'offerta gastronomica. Ricordiamo che Moreno è uno chef stellato Michelin e rinomato internazionalmente, e quindi vorrei capire qual è il tuo punto di vista su questo e che tipo di indicazioni possono arrivare dalla alta ristorazione. Grazie di avermi coinvolto in questa tavola rotonda. E innanzitutto faccio una premessa, che la mia passione per l'aperitivo nasce dall'apertura del clandestino, quindi dal 2000, e io ho avuto la prima stella nel 95 e non sapevo cosa fossero le stelle, quindi il mio percorso non è stato per le stelle, ma è stato per la qualità e per il buon lavoro. E quindi nell'apertura del clandestino penso che sia molto significativo questo, in questa tavola rotonda, perché ho avuto la fortuna di entrare nella gestione di un posto molto bello, non tanto il posto ma il luogo dove queste quattro tavole di legno sorgono, su uno scoglio nel parco del Conero, quindi in mezzo alla macchia mediterranea. Quindi potevo fare tutto lì. Ho pensato cosa fosse meglio dai giri fatti all'estero, no? E faccio una premessa: all'estero con l'aperitivo non servono niente da mangiare, tanto che se un inglese viene in Italia e gli porti del cibo ti dice: io non l'ho chiesto. Quindi questa è una premessa di studio. Poi c'è naturalmente la parte di cucina che è dentro di me, no? Che mi porta comunque a progettare qualcosa, a progettare un cibo. Quindi nasceva il clandestino con l'idea di una scuola sul crudo, ecco, un crudo che si rinnovasse ogni anno, che andasse oltre il semplice pesce nudo e crudo, ma avesse un'idea, avesse investito, tanto che poi negli anni si sono susseguiti vari temi, dal sushi a colori, al sushi filo dei fiori, al sushi selvaggio, al sushi favoloso, o a quello di quest'anno, che sarà un British sushi ispirato a piatti della tradizione inglese. Quindi ecco, visto cosa succedeva, e allora ancora l'aperitivo non andava molto, andava un qualcosa che si beveva prima di andare a cena, quindi dovevo anche, da ristoratore, da cuoco, dovevo anche progettare qualcosa che non fermasse il cliente, non me lo costipasse, non me lo riempisse, non me lo rovinasse per una futura cena, che la futura cena fosse nel mio locale o fosse in altri locali. Quindi ho messo insieme tutte queste cose e allora, siccome avevo anche un piatto, si chiamava 8 cucchiai, e avevo fatto nel 2000 un piatto con 4 cucchiai, un bicchiere di vino servito a 10.000 lire, e fu un grande successo. Quindi capì che un cibo in questi 4 cucchiai c'erano